Non ne sai niente. No. È un caso di omonimia. Sì, è un caso di omonimia, uno che si chiama uguale a te. Ah, sì, sì. Praticamente. Sì, sicuro. Ora, se invece c'è la dentro... Dove rubate queste notizie? Ma c'è sito davvero Danilo Novelli, addio al Grande Fratello 12, passa all'Isola dei Famosi Nuovi. Danilo in questi giorni più volte chiesto di poter tornare nella casa del Grande Fratello, dato che la storia lo aveva convinto, lasciare il programma finita, però va all'Isola dei Famosi. Ma dove l'avete rubato questa notizia? Cioè, io non lo so. Cioè, io non le so io queste cose, incredibile. No, però potrebbe essere una bella chance per Danilo, perché il pubblico lo ama ancora moltissimo e diciamo che vivere in quell'esperienza del Grande Fratello non è facile, ma lo faccio raccontare da lui. Cioè, cosa si prova a stare veramente rinchiusi nella casa del Grande Fratello? Vabbè, lì dentro è tutto amplificato, cioè là ti senti di impazzo. Avvicina il microfono, Danilo, per favore. Una persona come me, capito, che io sto sempre in mezzo alle persone, alla gente, mi sentivo come il leone col guinzaglio, capito? Il leone con il guinzaglio. Speriamo a mai dire Grande Fratello che Danilo è stato veramente, anche quando è uscito per settimane, parlavano di lui. Ormai mi avevano preso di mira e mi sono fatto appunto prendere di mira, perché sono proprio così, capito? Cioè, non ce l'hai fatta a rimanere là dentro? No, è difficile, cioè, ecco. È difficile. Però dobbiamo spezzare una lancia, sì, in favore di coloro che invece restano nella casa del Grande Fratello, perché tutti quelli che vengono o eliminati oppure abbandonano la casa, una volta fuori dichiarano: no, ma io quell'esperienza non la vivrò mai più nella mia vita. Un po' come si dice, sputare nel piatto in cui si è mangiato. No, però sai, molte volte è facile dirlo, però è difficilissimo. Quello è un esperimento sociologico dove effettivamente una persona non abituata sembra che sia facile, ma lì dentro, per quanto uno cerchi poi la popolarità, la grande occasione, ti trovi veramente sotto stress a fare delle cose che magari fuori le faresti con più semplicità. Tu dici? Certo, andiamo a presentare, torniamo su Belli perché è pericoloso, andiamo a salutare gli altri ospiti, la bellissima, ma che dico bellissima, di più, quelli che il calcio, uomini e donne, tantissimi altri del mattino in famiglia, un sacco di programma, una showgirl che noi siamo onorati di avere in Puglia, Marika Fruscio. Grazie a tutti, sono onoratissima di essere qua perché, vabbè, insomma, Manina, tu sei intraprendente, per cui si ci fa sempre quattro risate insieme. E non solo, ti sei dimenticata Diretta Stadio con Tiziano Crudelio, Corno, per lui... Senti, aspetta. Io ne approfitto subito, Marika, perché vivere un'esperienza televisiva insieme a Tiziano Crudelio deve essere proprio... Ma diciamo che è giusto supportarlo, però dai, intanto fa ridere e ti tiene in allegria, anche se magari hai avuto una giornata un po' di M. Per cui stare vicino a questi due che litigano in continuazione per il Milan, per l'Inter, quando io tifo Napoli, insomma. Allora, Marika, partendo dal presupposto che io ti voglio sposare, questa è la base. Sì. Veramente sei l'unico che me lo dice. Ma... E come deve essere il tuo uomo ideale? Magari speaker radiofonico, con un po' di barba e la pancia? Ma guarda, non è che sono tanto per gli uomini perfetti, infatti spazio, vado dal magro magro, tutto un po' sfregiato in faccia, o sbaglio, no? Oppure all'uomo abbastanza in carne, perché comunque rispecchia il mio prototipo. Allora, 3, 4, 5. Esatto, ditemi cosa Vabbè, allora però non parliamo solo di loro due, ci sono tutti gli altri. Voglio andare a salutare questa donna che è un genio, insomma, l'abbiamo conosciuta per un piccolo affronto al Grande Fratello, ma è veramente anche una bravissima giornalista ed una persona molto intelligente. Lea Veggetti. Ciao, buonasera a tutti. Non sono preparata per dire tantissime cose come Marika, come Danilo, quindi passo direttamente la palla all'altro. Lea, facciamo una cosa, ti faccio io una domanda, perché voi siete protagonisti di questo reality ideato da Manila Gorio e che è stato proprio pensato per il web e per un social network, Facebook. Che idea vi siete fatti di questa esperienza? Perché voi siete i protagonisti di questo progetto. Beh, non è ancora finito, dai, aspettiamo domani. Scherzando, no, è bello, è impegnativo perché comunque è un viaggio organizzato attraverso la Puglia, però sai, magari quest'altra settimana dici ah guarda ero là, ci pensi un attimo con uno stress minore, è comunque una cosa secondo me carina. Ma come Manila nei rapporti interni? Non lo posso dire. Nel senso, è un esigente, professionale? No, non lo posso
aiuta. No, vabbè, lei, no, ci conosciamo da un sacco, io e te, puoi dirlo, ti do la possibilità di dirlo, no. No, dai, è bravissima, non è semplice riuscire a incastrare tutto, organizzare tutto, far lavorare tutta questa gente in sincronia a nostro uso e consumo, è difficile. Ok, vabbè, diplomatica, no, come al solito. La Veggetti da sposare, ci sono due uomini da sposare, chissà se li sposerà Lea Veggetti, ma intanto sono assolutamente singole, pronto per farsi mangiare da tutte voi, e sono il tronista che è durato poco, ma spero che torni, Riccardo Martini, ben arrivato al Bari Blu e a Controradio. Grazie a tutti. Sì. E quel bel manzone di Federico Ercolino che, come dire, hai fatto l'esperienza come corteggiatore da Giorgia e Chiara, insomma. Esatto, no, è stata una bella esperienza. No, come mai? Cioè, voi siete stati, come dire, tornerete in video, spero. Proponici. Se facciamo un po' di business. Chiameremo i dovuti interessati. Io ormai devo proporre tutti gli altri. A me non mi ci prendono più, devo proporre, quindi no. Però sono due miei ragazzoni, insomma, no? Noi come al solito, dopo aver ospitato i Patriots di Bari, c'è un che erano già ben messi, giustamente arrivano loro. Io e Marco Greco. No, ma scusa, settimana. Non la togliere a voi che siete piuttosto brutti. Cioè, guardate Federico, Riccardo e Danilo. Sono bellissimi, sono dei prototipi proprio di, insomma, voi siete proprio brutti, cioè la verità. Ma posso fare una domanda? Perché ogni volta che arrivano i tronisti, i corteggiatori di uomini e donne. No, non ti permettere di dire che io ne faccio consumo diretto, perché adesso mi arrabbio. No, ma tu sei maliziosa, no? Una volta abbiamo litigato. Guarda, questo. No? Cioè, io non so cosa sfasciarti in testa, scusate signori, ma questo qua è inopportuno, fa delle domande fuori luogo. Non è vero, perché non invece tu mi hai regalato un bacio perugina, cara Marina Gori, prima di entrare, diciamo la verità. Quello è il bacio di Giuda. Ecco. Vabbè, comunque, visto che qui succede di tutto, no, stavo dicendo, mi riferivo al look dei tronisti e corteggiatori di uomini e donne, perché solitamente loro hanno proprio questo maglione, questo tipo cardigan, con una canotta da sotto e una catinina, cioè tipo proprio un... Sono tutti omologati, sì, infatti, ma perché questo look preciso, particolare? Perché non sei il primo a vestirsi così. No, perché lì va questo modo di vestire qui, cioè io mi sento male così, quindi non è perché siamo omologati o cose del genere. Quando vai al mare invece? Quando vado al mare slip e via andare. La differenza sostanziale è che se lui si veste così è figo, se ti vesti così sei sfigato. Vabbè, ma non è necessario stigmatizzare ogni volta questo punto, caro Marco Greco. Non sono brutto, bisogna vedermi al buio per apprezzarmi meglio. Oh, ma parlando di bruttezza, devi essere obiettivo, sei bruttissimo. Cioè, voglio dire, ma perché? Ma che cosa vuoi da me? Tu nella vita hai la possibilità di migliorare. Noi tutti che siamo il prototipo e comunque della televisione ci dobbiamo curare. Direttore, mi perdoni, ma il dottor Marco è brutto, cioè tu sei brutto, potresti essere simpatico. Ma no, ma il nostro orsacchiottone non lo trattare così. Sei più brutto ancora di più. Cioè, sto malissimo adesso. Allora, parlando di bruttezza, state facendo fare una brutta figura davanti a Marica, sappiatelo. Possiamo compensare questo discorso? No, voi siete gelosi perché siete due pettegoli della radio e del gossip. Noi quando scegliamo i personaggi da lanciare scegliamo comunque dei bei ragazzi. Guardate qui la dottoressa Fruscio e tutti questi bellissimi ragazzi. Signora Gorio, posso interromperla un attimo? Parlando di bruttezza, noi dobbiamo compensare adesso questo momento davvero triste radiofonico che sta offrendo i nostri ascoltatori. Perché c'è la Marica Fruscio che è stata protagonista di un calendario, no? Quindi ecco, compensiamo in questa maniera, Marica, perché parliamo del tuo calendario. Tu sei stata credo anche qui in Puglia per degli scatti. Sì, allora le ho girati a Putignano, quindi sono stata qui e ho deciso questa location perché è varia, bella e offre tante possibilità di scatto. Questo però risale all'anno scorso, adesso vedrete dei nuovi scatti con gli avatar di Ciao Darwin, mi vedrete protagonista in un programma tutto mio su Canale Italia, insomma tante belle cose che a breve si realizzeranno. Poi collaborazione ancora con 7 Gold all'interno di Big, che è un drive-in rivisto in chiave appunto 2012. Ed è una cosa molto carina perché riportiamo in auge quelle che sono le donne abbastanza formose che mangiano, donne comuni come me, come insomma come Manila. Ma tesoro, vediamo un attimo. Stai
mi è capitato una sfasciatura su queste protesi, le devo togliere e mettere quelle più grandi, però lo farò. Facciamo un modo al fazzoletto, no? Tu sei napoletana, quindi immagino hai detto. No, tu sei tifosa del Napoli, hai detto che sei tifosa del. Io sono, per caso vuole, sono metà pugliese e metà calabrese e tifo Napoli, non si sa perché, ma sono molto legata alla squadra partenopea, mi piace molto il gioco napoletano e il gioco di squadra, insomma, quindi il bel gioco. No, perché la mia proposta era un'altra, visto che tra Bari e Napoli calcisticamente non corre buon sangue, noi per unire calcisticamente le due città facciamo una proposta. Laddove il Bari dovesse centrare i playoff, cosa molto difficile. Fate. Una passerella tipo quella della Feriglia a Roma ai tempi dello certo, Scudetto. Successo. Chi è d'accordo a questa idea? Vediamo un po'. Ma ci sono tutte le mogli vicino, mica alzano le mani. No, vabbè, si viene sposato a tra. Ormai mi avete visto in tutte le salse. Basta questa storia del nudo, del. Ciao, sono delle bocce qua. Vediamo di fare qualcosa, magari mi vesto a questo punto, no? Quindi una passerella vestita. Esatto, perché ormai siamo abituati a vedermi in tutte le salse, perciò vestita è una cosa che mi manca. Perfetto. Solve. L'enigmista. Parliamo di possiamo fare un po' no gossip, possiamo fare un po' di cattiveria, dire cattiverie gratuite. Mi sta piacendo l'isola dei famosi invece. Assolutamente sì, perché è carino rivedere comunque ex naufraghi che tornano e soprattutto. Ma stanno lasciando tutti l'isola, se ma ne vanno. Davvero? Ma dai, sì. No, ma magari ci vorrebbe qualcuno di nuovo. A qualcuno. È una certa Manila Gorio. Già, no, io guardate, faccio la gente e sono contenta. In video non ci voglio tornare per il momento, ho preso un anno sabbatico. Con il Mago Telma, secondo no, me. No, assolutamente, devo dire grazie, ma non me la sento, anche perché saremo troppo scomodi. Ce ne sarebbero due all'isola, sai, io sono un po' più carina. Davvero male. Vabbè, e allora quindi niente, non l'avete visto ancora l'isola dei famosi, no? No, non l'avete visto per niente. Nonostante la notizia diffusa da un'agenzia niente. Della partecipazione di Danilo Ravelli all'isola. Scusa, no, ma lo sapete tutti che io sono di destra. E quindi e qui ci sarebbe una battuta che non possiamo farlo ovviamente ripetere in radio. Vabbè, questa l'abbiamo capita in 12, penso, in tutta Italia probabilmente. Vabbè, allora, ringraziando e salutando l'ultimo neurone di Manila Gorio. E tra l'altro mi sono candidata alle politiche. Sì? Sì, voglio fare il ministro. Ora, non si può, perché dobbiamo parlare di queste cose? Adesso prendono quelli bravi. Diamo l'appuntamento invece per questa sera, perché voi siete sempre in giro per la Puglia, Manila. Dove ve ne andate? Stasera andiamo, allora, come al solito appuntamento classico al Cris in Bio, che è questo ristorante sì, pazzesco Bari. A Bari a Pigia, dove ogni sabato sera si trasforma in un grande show, dove veramente riviviamo un po' lo stile dell'anime e core, balliamo e ci divertiamo sui tavoli, con il nostro amico Fabio che è il titolare. Dopo andremo al Gilda, che è un locale storico di Bari, dove un gruppo di ragazzi hanno voluto organizzare una festa sorpresa che non è più a sorpresa visto che l'abbiamo detto a tutti. Poi andremo al Piper per il drink e poi questa sera concluderemo la serata al Blackout di Francavilla Fontana. Forse non tutti sanno che è la giornata di Manila Gorio di 29 ore, quindi va avanti proprio anche per noi. Però se tanto volete gli ultimi aggiornamenti, giovedì mi potete ammirare per un servizio scandalistico alle Iene e sabato prossimo sono dalla Toffanina Verissimo. Ciao amore. Va bene, quindi anteprima, ci piace. È stata buona. Quindi potete seguirmi. Va bene. E non fare le critiche. Assolutamente no, aspetterò di dirtele direttamente quando vieni a trovarci okay. Poi qua. Ah, a proposito, potresti andare all'isola, dimagriresti moltissimo. Ma non dai, ma tu è così bello toffi, che non sarebbe veramente io un sacrilegio. Sono molto celiano. Ti faccio salutare dai ragazzi. Grazie ragazzi, grazie a voi. Buonasera a tutti. Grazie a tutti, non c'è niente, siamo veramente delle brutte persone. Niente. Buon fine settimana, oh, perfetto. Grazie mille dell'accoglienza e ci vediamo presto. Per la passerella vestita, promozione del bar. Manica, dimmi solo, sei in porcellana oppure in pietra? Sto preparando le bomboniere per il matrimonio. Poi. Vabbè, dai, porcellana va benissimo, è bella raffinata, molto sì, decorata. Sì, sì, bravo. Sì, sì, ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie, buona serata e buona continuazione. Grazie mille a Manila Gorio e ai suoi video. Andiamo a fare shopping.